tutti quanti sanno che il pubblico oramai la potenzialità edificatoria per le residenze è esaurita, non si costruiscono nuove abitazioni, già prima questo non accadeva. Allora uno che fa? Si prende il rudere, lo ristruttura a 20 metri quadrati, 80 metri quadrati di tettoia. Esagero, però per capirci. Questo che cosa determina? Abitazione di 100 metri quadrati con il terreno intorno, bello, che rimane incolto. Non va bene. Voglio dare una concreta opportunità, e questo uno dei pilastri del piano, a chi vuole realizzare un'abitazione. Tu sei un professionista di Napoli o di Milano, vuoi fare la tua casa per vacanze qua nel comune di Monica, lo devi fare, ma lo devi fare bene. Vuoi dotarti di una bella abitazione compatibilmente alle quantità che identifichiamo precisamente nei piani, tu lo devi fare, lo devi fare bene, nelle regole. La tettoia no, ti diamo la volumetria. Dobbiamo però creare una contropartita, e qualcuno l'ha già fatto. Costruisco la mia abitazione, amplio il mio fabbricato rurale, ho 3.000 metri di terreno, hai due chance se vuoi la volumetria. O metti in cultura da solo e realizzi il tuo fabbisogno produttivo, che può essere un oliveto, che può essere un vigneto, che può essere un ficheto, o al netto del tuo giardino di casa lo metti a disposizione di chi lo coltiverà. Perché poi c'è anche da mettere a posto la regimentazione delle acque. Guardate, è un fatto sul quale ogni volta che piove ragioniamo. Ci sediamo in comune locale, sindaco è caduta la terra in mezzo alla strada provinciale, sindaco sono passati i cinghiali, non si può passare. Questi sono fatti seri. Dovete sapere che la manutenzione della lunetta, sì, è della provincia, la fa la comunità montana, ma dei terreni sovrastanti, dei proprietari, che puntualmente diventano o oggetto di incendio durante l'estate perché non sono coltivati, oppure banalmente franano e vanno in mezzo alla strada. Dobbiamo limitare al minimo questo aspetto, perché poi da questo si può creare anche una potenzialità occupazionale all'interno del settore agricolo, per cui un dato di fatto ce l'abbiamo. Uno degli obiettivi è quello di valorizzare quelle macchie verdi che vediamo spesso come paesaggio bellissimo, che però 50 anni fa, e poi lo vedrete nella documentazione di Planimetria che ha predisposto il gruppo di lavoro del professore Mangoni, erano altro. Erano colline coltivate che generavano produzione agricola, che banalmente adesso possono rappresentare i prodotti della dieta mediterranea. L'altra questione su cui forniremo un contributo a parte sono queste famose zone D a cui prima facciamo riferimento. Intorno agli abitati si sono definiti queste aree. Sono aree edificabili, teoricamente. Allora bisogna fare molta attenzione, perché non è vero che sono tutte edificabili, molte sono scorsive, molte sono in frane, molte hanno delle cose, eccetera. Però creano un'aspettativa. Allora dobbiamo ragionare su queste aree e dare delle linee guida, altrimenti rischiamo, come vedete, questa è quella che è l'area di questo territorio, può essere stravolto, in parte già lo è stato, come in questo caso. Andiamo avanti, vedete, sono aree immense. No, però, scusa, ci tengo che questa cosa qua la capita bene, vuoi tornare dietro? Questo per esempio, questa è Pollica, cioè, se noi volessimo utilizzare la zona D di Pollica, che per una serie di motivi non può essere utilizzata anche per il piano paesistico, nonché per il piano regolatore vigente, guardate cosa diventerebbe Pollica. Poi è chiaro che si possono costruire palazzate, perché attenzione, qual è il meccanismo? Dove succede l'inghippo? È che anche se tu li tratti come territorio agricolo, però tu puoi con l'asservimento costruire in una piccolissima zona tutta la bombatura che puoi tenere altrove, si stravolge la faccia. Allora, in molti piani
ampio del cervello si sta facendo così, quella differenza tra strutturale e programmatico porta che automaticamente tutte le zone di zone navigabili in tempo lungo, quando si vuole, crea un'aspettativa sbagliata. Noi vogliamo entrare nel merito di queste aree, qui è frana, qui c'è un fiume, qui c'è una cosa, cioè andare nel dettaglio delle unità di paesaggio che ci viene chiesto. Come vedete, quello è l'esempio della collina che sta sopra a Giarone. Allora c'è un clinale, su un clinale ci si deve comportare diversamente di come ci si comporta sui versanti, perché quel paesaggio è un bene comune. Quel versante è pieno di aste fluviali e quindi ci sono delle fasce di dirpetto, ci sono zone di frana, insomma bisogna ancora manipolare questa.